ragazzi, mi chiamo Andrea Saolini, sono il cantante della Tribute Band, di Dress to Kiss, Tribute Band, cover band in attivo da 20 anni in Italia. Per celebrare i 20 anni abbiamo pubblicato questo fumetto che si chiama L'ombra del demone. Io faccio la parte dell'amante del rock and roll nel tributo, in questo momento non sono vestito e truccato come quando suoniamo, però eseguiamo regolarmente i concerti in giro per l'Italia. Ciao a tutti, il mio nome è Dario Rotolo, sono uno scrittore fantasy, sono di Roma ma sono di origini siciliane. Vengo a presentare il mio lavoro letterario, la mia fatica letteraria, un lavoro che è stato prodotto in 5 anni, è stato sistemato, è un'autoproduzione perché è autopubblicato, ma è stato sistemato da persone che lavorano nel campo dell'editoria da molti anni. Abbiamo pubblicato un fumetto per celebrare i 20 anni che si chiama L'ombra del demone, è una doppia pubblicazione sia in italiano che in inglese. In inglese il fumetto si chiama The Shadow of the Demon. L'ultima era del male, il primo romanzo di una saga, parla di un ordine cavalleresco molto antico che all'interno di una città meridionale lotterà con le forze del male, demoni e così via. Questo romanzo è ricco di colpi di scena, una storia sorgente, piena di valori. I Kiss nel 77 pubblicarono un fumetto e così noi per celebrare 20 anni abbiamo pubblicato anche noi una storia in fumetto. Abbiamo creato la storia, una sceneggiatura e poi l'abbiamo inscenata con circa 300-400 scatti digitali e come potete vedere l'effetto è presso a poco questo qui. Il fumetto si trova in vari ricordi, Feltrinelli oppure si può ordinare su Google. Perché dovesse comprare questo romanzo? Semplicemente perché è un romanzo sano, pieno di valori, ricco di colpi di scena. In questi mesi che è stato presentato sia a Roma che nelle altre parti d'Italia, è stato dato un feedback positivo. Abbiamo anche fatto una piccola cosa, sempre per seguire l'orma di Kiss, abbiamo aggiunto ciascuno di noi una fiala del nostro sangue nell'inchiostro rosso, come fecero i Kiss nel 77. Un tributo che segue la band, che omaggia in tutto e per tutto. Siamo stati anche a New York questo febbraio per presentare questo fumetto al Festival dei Beatles. Abbiamo conosciuto il sindaco di New York. Dress to Kiss, rock and roll. Yeah, 20 anni. Se vi fa piacere conoscere alcune notizie del romanzo o anche visitare il mio account Facebook o il blog ufficiale del romanzo, potete cercare su ultimaeradelmale.blogspot.com. Sono su Facebook, su Twitter e potete trovare il libro sia negli store Mondadori, Feltrinelli, BS, tutti gli altri store online. Potete anche ordinarlo comunque in molte librerie che potete ricercare sul sito della UK Imprint, che è la casa editrice che mi ha pubblicato. Grazie a tutti e viva il fantasy, ciao! Fire burns as the feeling starts. I put a wall around my heart, but you're breaking it down.